Ecco, è l'altro nodo che stavo dicendo prima, è venuto al pettine, ce lo portiamo dietro da decenni, mi viene da dire quasi da secoli, se vogliamo, purtroppo concentrato soprattutto in un'area del paese che è il Non Mezzogiorno, solo, ma non solo, ma soprattutto. soprattutto, e in questo momento anche qui il coronavirus in questo ci ha messo di fronte a scelte difficili da compiere, no? Pensiamo appunto, l'abbiamo raccontato più volte, i medici che si trovavano di fronte a due malati, uno giovane, uno più anziano, dovevano valutare in pochi minuti quali delle due vite valesse di più. Allo stesso modo oggi Quale aveva più chance, esatto, valesse probabilmente, di più no? da Di questo punto di poi di vista, avesse più sopravvivere. prospettiva per poter sopravvivere alle cure e al virus. Allo stesso modo oggi abbiamo lo stesso problema per quello che riguarda gli aiuti alle persone che hanno bisogno. Dobbiamo aiutare tutti? Dobbiamo aiutare anche quelli che in questi anni hanno approfittato, attraverso l'illegalità, di un welfare troppo generoso, fino al punto da rimetterlo in discussione, perché tutti i tagli che abbiamo vissuto in questi anni al welfare derivano dal fatto che la coperta era corta, ed era corta perché mancavano risorse, e mancavano risorse perché c'era un'economia sommersa enorme, perché troppa gente non pagava e non paga le tasse. Perché Quindi c'è un'evasione fiscale in questo esattamente, paese quindi adesso cosa mostruosa. facciamo? Aiutiamo quindi anche quelli che non pagavano le tasse, anche quelli che stanno dentro questo gigantesco bacino dell'economia sommersa e del nero? Purtroppo forse sì, perché altrimenti il prezzo che paghiamo è una rivolta sociale oppure, come lei diceva un attimo fa, Lì se arrivi lo una Stato non c'è, supplenza, no? arriva un altro welfare e quel welfare lo fanno le mafie. Anche questo ce l'ha detto l'altra mattina ai nostri microfoni Nicola Gratteri, già ora le Gli cosche usurai, distribuiscono, quelli che esattamente, vanno lì, ti che gli dicono te lo usurai poi, sostengo io l'albergo e poi lo ecco, rilevano esattamente, perché gli non lo serve per fanno mica pulire i soldi, ma per farsi certo. ridare più soldi con gli interessi al 200%. No, no, quelli si vogliono prendere le È attività così, economiche. è È quello così. che stavano già Perché gli serve per facendo, riciclare il denaro, gli esattamente. serve Lo per stavano pulire. facendo prima del coronavirus, rischiano di farlo ancora di Ancora più di più. adesso. Ed è per questo che siamo costretti ad aiutare anche chi in qualche caso non se lo meriterebbe. Ricordiamo anche che nel lavoro nero ci sono tante Sì, persone che diciamo che il sono. datore di lavoro non ha pagato le tasse e Esatto. quell'altro ha lavorato modello schiavo magari per pochi Esatto, e soldi, quindi quindi. alla fine non possiamo mettere sullo stesso piano i due soggetti, Esattamente. perché chi è vittima del lavoro nero perché non ha altro, quello sì che va aiutato. Chi andrebbe colpito, e qui ha ragione di nuovo Gratteri quando dice sì, aiutiamolo, però poi date a me la lista di quelli che abbiamo aiutato, perché a quelli magari ci dobbiamo pensare noi in un'altra sede. Giusto, facciamolo, anche questa sia per il dopo. Un'occasione E per certo. aggredire un problema che ci portiamo Per dietro da mettere mano ad anni un e anni. tema, perché 200 altrimenti. miliardi di evasione fiscale Alessio, e che di lavoro nero. succede? È arrivata questa notizia pubblicata da.